Sono un'insegnante di lettere e ho superato due concorsi, il concorso per lettere alle superiori con votazione 92 allo scritto e 97 all'orale e il concorso per lettere alle medie, 92 allo scritto e 90 all'orale. Purtroppo sono risultata idonea ma non vincitrice. Per poter diventare di ruolo sto facendo un percorso abilitante che comporta un impegno sia di tempo che di denaro molto importante e nonostante io abbia appunto superato un concorso sto di nuovo studiando le stesse cose che ho studiato per il concorso, sto facendo un tirocinio tra l'altro in una scuola dove io ho già lavorato, che è una situazione insomma comune a molti, addirittura c'è chi fa il tirocinio nella stessa scuola in cui lavora, dove sappiamo che dovrebbe essere il contrario, insomma bisognerebbe prima fare un tirocinio e poi lavorare e appunto sono nella scuola da 4 anni e la situazione è questa, purtroppo non vedo il significato della parola merito come insomma vorrebbe il nostro ministero che si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito, perché appunto se abbiamo superato un concorso, abbiamo superato delle prove, dovremmo quantomeno avere insomma qualcosa in cambio, qualcosa che ci spetta. Sto svolgendo un percorso formativo da 60 CFU, purtroppo non rientro nel percorso da 30 CFU che è quello per chi ha già 3 anni di servizio per soli 2 giorni, ha un costo molto elevato ovviamente, insomma abbiamo anche difficoltà a conciliare il nostro lavoro con appunto il corso, quindi molti di noi si sono trovati nella condizione di dover scegliere tra la formazione e il lavoro, altri invece stanno tentando di fare entrambe le cose ovviamente con una fatica notevole. Per quanto riguarda me nello specifico vorrei che mi fosse riconosciuta l'idoneità per il concorso, vorrei che la graduatoria degli idonei scorresse, questo ovviamente per la mia situazione, per la situazione di tutti vorrei che ci fossero norme chiare, coerenti, uguali per tutti per accedere al lavoro di insegnante.